tutti ragazzi, allora prima di lasciarvi al video spesa girato se non erro il 25 aprile, vi volevo mostrare un prodotto di cui mi sono innamorata. Sono le barrette un attimo in forma, questo è lo scatolo che trovate nei supermercati tipo MD, Todis, il di più, il Penny Market, ma si trovano anche su Amazon. Ovviamente vi lascio tutti i link in info box giù in descrizione e parliamo. Allora, a me ne hanno inviati due tipi, quelli al cocco e quelli al caramello. Ammetto che quelle al caramello, cioè queste, sono le mie preferite. Le barrette si chiamano un attimo in forma, questa diciamo è la versione Energy Crunchy e questa è la versione Energy normale che sono al cocco. Contengono vitamina C, vitamina E e vitamina B, ma anche carnitina nel caso di quelle al cocco e guaranà e caffeina nel caso di quelle al caramello. Ovviamente, raga, non sono dei pasti sostitutivi, assolutamente, sono delle barrette, diciamo, io le chiamo spezzafame, sono ottime a colazione o come spuntino, come merenda e sicuramente non contengono le stesse calorie, schifezze e grassi, quindi sicuramente il senso di colpa per aver mangiato una cosa buona e dolce, magari è un po' meno, ecco, in questo caso. Sapete che io sul mio canale vi parlo solo di prodotti che apprezzo in primis in qualità e vi posso garantire che queste al caramello sono buonissime. All'interno ovviamente poi c'hanno anche le noccioline buonissime. Queste al cocco, ovviamente per gli amanti del cocco devono essere qualcosa di top. La cosa ottima di queste barrette è che rispetto ad altre barrette energetiche hanno un costo molto più basso. Solitamente queste barrette costano sempre uno sproposito, se ci avete fatto già caso. Queste invece hanno un prezzo molto più onesto. E quindi niente, se cercate uno spuntino più salutare, energetico, con poche calorie e che contiene all'interno anche vitamine, eccetera, eccetera, ve le straconsiglio e vi ripeto, vi lascio tutti i link utili qui in descrizione in modo tale che potete provare. Anzi, se le provate, fatemi sapere poi se vi ho detto una sciocchezza o se non sono troppo buone. Ciao raga, dopo una marea di tempo, video spesa. Credo voi le vediate le mie condizioni. Qui a Napoli fa inizia a fare caldo. Sono in questo momento tornata da fare la spesa, quindi capelli legati. Ho appena tolto la mascherina, ovviamente ho lavato le mani, eccetera, eccetera. Non mi sono fermata un attimo, quindi non badate all'aspetto. È un video spesa, non un tutorial su come essere fighe in quarantena. Come da titolo, prima di iniziare a farvi vedere cosa ho preso, vi spiego che cosa è successo. Allora, per evitare di uscire a fare la spesa, mi sono decisa anch'io ad ordinarla online, solo che era impossibile farla perché la spedizione, cioè la consegna, in media la dava a distanza di circa 2 o 3 settimane. Cosa ho fatto? Ho fatto una spesa fisicamente e ne ho ordinata una online per le 2 settimane successive, in modo tale che ho detto ok, che arriva tra 2 settimane, ma in queste 2 settimane mi consumo la spesa fatta fisicamente e poi quando arriva sto a posto. Il sito che ho utilizzato è stato così comodo, mai più, ancora mi devono rispondere alle mail, complimenti, veramente servizione top. Per carità, capisco l'affluenza in questo periodo, lungi da me. Però 300 euro di spesa, ragazzi, capite bene che brucia anche un pochettino il deretano, anche perché io ad oggi ancora non ho avuto un rimborso e ora vi spiego. Cioè, se non sei in grado di gestire un'affluenza alta di clientela, non proporre proprio il servizio, perché o lo fai bene o non lo fai proprio. Cos'è successo? Cos'è successo? Ho ordinato la spesa, dovevano consegnarmela il 21 aprile. Non sono venuti, non mi hanno mandato una mail, un messaggio, ma questo è il meno, sti cavoli. Il 22 io chiamo, non così comodo perché già mi ero resa conto che il sito faceva pena, ma chiamo direttamente il 365, che è il supermercato, si chiama 365, proprio il supermercato che avrebbe dovuto consegnarmi, perché sto sito così comodo si appoggia a diversi supermercati. Ah, ho dimenticato di dire una cosa fondamentale, il giorno prima, quindi il giorno in cui dovevano consegnarmi la spesa, mi arriva la mail e stiamo preparando la tua spesa. Quindi io ho aspettato, la spesa non mi è arrivata, il giorno dopo appunto chiamo. Sì, signora, ha ragione che abbiamo avuto un ritardo, ora provvediamo subito a preparare la spesa e a portarla. Io dico, guarda, ieri mi è arrivata la mail però, che la spesa la stavate già preparando, non è che mi arriva la spesa che avete preparato ieri, lasciato tutto il giorno, tutta la notte, chissà dove. A Napoli inizia a fare caldo, cioè non è che siamo a temperature estive, ma di giorno si sta anche a 24, 23, 25, cioè fa caldo, se la roba non la conservi bene il cibo, cioè è delicato, no? No, 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 la stiamo preparando ora, quella mail non la prendo più in considerazione, va bene, per farvela breve. Dopo 5-6 ore da questa telefonata, primo pomeriggio, mi arriva la spesa e tutti i freschi, quindi pesce, carne, frutta, preincartati il giorno prima. Mi accorgo, raga, dalla puzza, perché io onestamente avevo dato fiducia, no? Vado a vedere, prendo gli scampi, puzza di colera esagerata e ho guardato tutto ed era tutto preincartato prima. Alcuni pezzi di carne erano diventati neri.
Ho passato il pomeriggio praticamente a chiamare, mandare mail, alcune chiamate, il 365, uno dei responsabili di Salerno si è messo abbastanza a disposizione, mi ha richiamato, mi ha risposto, certi soldi ancora non li ho visti, però quantomeno mi ha risposto. Così comodo, ho chiappato due al telefono, due operatrici, una più acida e scazzata dell'altra, che ve le raccomando proprio. All'email non hanno risposto e ora in teoria questo responsabile ha detto che devono fare lo storno dei prodotti che ho mandato indietro, perché poi ho chiamato. Lo stesso quel giorno è venuto subito il corriere a riprendersi la merce. Quel sito non me lo raccomando, ecco. Detto questo, oggi sono andata a fare la spesa. Perché? Perché di quello che io ho ordinato mi sono tenuta solo cose imbustate o comunque a lunga conservazione. Alcune verdure me le sono tenute perché comunque non erano deperite. Raga, faccio veloce proprio per il motivo di cui sopra, che fa caldo, vi faccio vedere le cose che ho preso. Di verdura oggi ho preso poca roba perché, ripeto, alcune me le sono tenute. Ho preso melanzane, broccoli, cavolo, insalata, rucola, ma già sono sistemati in frigo e sono della spesa arrivata ieri. Oggi vi faccio vedere quello che ho preso per compensare quello che mi è arrivato fragico. Primo prodotto: calamari freschi, 22 euro, 1,306 kg. Sono 4 se non erro, forse 3 grandi, non mi ricordo. Comunque sono calamari freschi nostrani. Peperoni, perché voglio fare il petto di pollo con i peperoni. Prosciutto crudo San Daniele era in offerta, l'ho pagato 250 grammi, 7 euro. Chi è che offerta? Succo di frutta Santal Plus, mango e pesca. Mezzo chilo di pomodorino piccadilli, perché i pomodorini li ho dati indietro. I pomodorini erano arrivati praticamente schiacciati, mollini, avevo preso quelli gialli, ma ho preso i piccadilli, però ripeto, il cavolo, le banane, i broccoli erano in buone condizioni, quindi me li sono tenuti. Cozze, raga, cozze, cozze, cozze e ancora cozze. Sempre locali, 2 kg, 6,04 euro. Fagioli rossi, cilio e mais, deco. Sono andata al deco a fare la spesa per fare la pizza messicana, che è una delle preferite di Omar. Io una volta ogni 7-10 giorni la faccio, soprattutto in quarantena. Infatti abbiamo qui il fantastico lievito, ben mezzo chilo, raga. Ricotta di pecora, 408 grammi, 3,88 euro. Ci faccio una bella torta salata stasera. Mozzarella di bufala, ragazzi, ragazzi miei, 6,50 euro, mezzo chilo. No, Santa Lucia e robe varie. Per questa spesa ho speso 322 euro, una roba del genere. Abbiamo 12,75 euro di pesce spada, 856 grammi di pesce spada duro. La bella bottiglia di vino che era in offerta a 6 euro, è il Trigaio Feudi di San Gregorio, è abbastanza famoso ed era appunto in offerta a 6-7 euro o qualcosa, no, 5 euro, non mi ricordo. Comunque per fare una braciata domenica, è un vino rosso, quindi ci sta. Bel polpo verace, raga, non è molto grande, 892 grammi, quindi neanche un chilo, 16,86 euro, verace, fresco, questa è pescheria fresca. Questo sempre per fare come un antipastino domenica, per fare la braciata tutti insieme, ed è un salame di cinghiale al pepe nero. Squisito deve essere, raga, non so quanto costa. Succhi di frutta per Omar che si riporta al lavoro. Burro, granarolo e vermicelli, che le preferisco agli spaghetti. Poi, confezione da 2 Coca-Cola, che credo saremo sempre domenica per la braciata. Kinder Pinguì, gira volte, anzi dovrebbe essere così, gira volte. Tonno a sdomare, sempre fondamentalmente per la pizza messicana. Raga, ho sbagliato, pensavo fosse, come si chiama? No, il Vernel, dai, l'altro, vabbè, ho sbagliato l'ammorbidente, non so che marca sia, Mon Amour si chiama, Nero Seduzione. Gorgonzola e mascarpone, il formaggio preferito di Omar. Sì, piace, ma non è che mi faccia proprio impazzire. 7,02 euro. Alle nocciole, ma io non ce le vedo le nocciole. Allora, ho un bel cartone di uova, così. Guanciale per fare una bella carbonara. Formaggio al, così, questo al vino, sì, all'aianico, vino aianico, che lo penso faremo sempre come antipasto domenica. 5,96 euro, 272 grammi. Uno dei miei formaggi preferiti in assoluto, che è il formaggio al tartufo, una caciotta, 5,93 euro per 248 grammi, molto economico. Scamorzina affumicato per fare la pasta e patate, anche se inizia a fare caldo, però magari a volte la sera il primo lo faccio, perché Omar a pranzo sta mangiando solo un panino, mentre invece prima, quando non abitavamo qua e potevo tornare a casa a ora di pranzo, facevo il primo a pranzo e il secondo a cena. Invece ora a volte faccio anche il primo e il secondo a cena, dipende, poi per lui più che altro. Virtù del fatto che ci servono dei salumi per i panini di Omar, che poi non può neanche uscire a orario di pranzo,
lunga conservazione, salumi per i panini di Roma, abbiamo pesa di tacchino, mortadella, pancetta, i ciccioli, prosciutto cotto, abbiamo un bel po' di tutto per Roma a pranzo. Orecchiette, garofano. Raga, nel frattempo io vado giù a sistemare la spesa e risalgo, quindi il sudore non si asciuga mai, continua, ancora non mi sono levata sta felpa da addosso. Devo sistemare perché comunque sennò marcisce. Petto di pollo 327 per 344 grammi, al speck, credo ci farò la torta salata con lo speck. Salsicce tagliate a coltello, macinato misto, voglio fare i ravioli cinesi, raga, assolutamente, ho comprato anche la verza, ieri però me l'hanno consegnato. Raga, c'era il wagyu, questo solo pochi sanno, non tutti forse sanno quanto è pregiato il wagyu, certo, magari non questo perché questo è quello australiano, non giapponese. Era in offerta a 19 euro al chilo anziché 29 e l'ho preso bello spesso per farci la brace domenica. Poi ho preso l'hamburger classico di bovino, anzi no, questo è di, non ho bovino. Guardate che cos'altro ho preso per fare la griglia domenica. Una lombata chianina ad 8 coste, 32 euro un chilo, 288 grammi. È enorme, raga. Ci mangiano, siamo in 7. Poi ho preso il muscolo per farci o il ragù o la genovese, vedremo. La stessa chianina l'ho presa anche a fettine più sottili per mangiarcela magari tra poi una settimana, io ma semplicemente ai ferri. Idem come sopra il wagyu, uguale il wagyu, tagliato quindi sottile per mio. Pancetta consata direttamente dal macellaio, ho 9 euro sti cazzi, 9 euro e 17 pancetta marinata di suino, sono un chilo e 22, un po' troppo, gliene avevo chiesto 7-8 pezzi, uno a testa, giusto perché niente, mi è andata tutta questa. E salsa di soia appunto per fare come sopra i ravioli cinesi. Poi ho preso una ricotta pure così, non sa di niente sta ricotta, ma giusto da avere per fare buona pasta. Bene ragazzi, grazie per avermi seguita, vi ripeto, tutte le verdure non ve le ho mostrate perché mi sono arrivate ieri insieme magari alle robe fighe di Giovanni Rana, coi sughi e altre robe. Ci vediamo alla prossima.